L'ultima volta lo scalone d'ingresso di Palazzo San Giacomo lo aveva salito spinto da una folla festante per la sua rielezione. Questa volta l'ha percorso all'inverso lo scalone, impugnando solo uno zaino, Luigi De Magistris, senza assembramento di sostenitori ad attenderlo, ma solo il capannello di giornalisti e telecamere. Un breve discorso da protocollo in cui l'ormai ex sindaco ha salutato la città. Auguro ovviamente a Gaetano Manfredi buon lavoro, ma soprattutto alla città di Napoli ogni bene e ogni fortuna, al popolo che ho servito per 10 anni e mezzo con tanta dedizione e che oggi riprenderò e continuerò a vivere senza il peso dell'amministrazione, ma con la responsabilità di essere stato sindaco per tanti anni. Si chiude così il decennio arancione, quello che avrebbe dovuto rivoluzionare Napoli dalle fondamenta, slegando il suo destino dai compromessi della politica. Dopo 10 anni però in consiglio comunale resterà solo Alessandra Clemente a rappresentare quel filo di continuità con il mandato da poco concluso. In molti che hanno partecipato alla cosiddetta rivoluzione arancione hanno preferito altre sponde non appena il vento elettorale è cambiato. Comincia così l'era Manfredi. Il nuovo sindaco, eletto con 218.000 voti, è entrato per la prima volta ieri in comune per la cerimonia di avvicendamento e in settimana, secondo quanto riferito, dovrebbe annunciare agli assessori che andranno a comporre la sua giunta. Ci sarà il mio massimo impegno per fare in modo che Napoli possa essere rappresentata sia a livello nazionale che a livello internazionale. Cercheremo di dare delle risposte concrete ai cittadini, a tutti i cittadini di Napoli. Io oggi sono il sindaco di tutti, è finita la campagna elettorale, è finita la propaganda, adesso dobbiamo pensare alle cose serie, al bisogno dei cittadini, alla concretezza delle azioni e all'unità istituzionale. Adesso abbiamo solo da lavorare e quindi auguro a me stesso e a tutta la città di Napoli un futuro che è all'altezza delle aspettative che tutti i cittadini hanno. Grazie.